Valorizzare l'organo del santuario di San Gerardo Majella è questo uno degli obiettivi del concerto Natale Incanto che ha riproposto musiche classiche e natalizie nell'oasi di pace di Mater Domini di Caposele. Protagonisti il soprano Luana Lombardi, la violinista Ivana Sarubbi e l'organo Salvatore Pronesti e Laura Sarubbi. L'evento verrà trasmesso questa sera alle ore 21 e domani dopo il TG delle ore 14 su Telenuova 2. L'organista Salvatore ci sta aiutando a rimetterlo un po' a nuovo, cercando di accordarlo, cercando di riportarlo in quello che è il suo vero splendore. In questo momento vorremmo un po' sentire la bellezza di quest'organo e non a caso, per farci sentire un po' tutti i suoni dell'organo, ci sarà un'improvvisazione vera e propria di organo. Poi ci sarà una sorta di marcia tipica dei Re Magi, e poi lui ci spiegherà, e quindi dove ci saranno questi due pezzi solo di organo. È un misto tra alcuni brani classici, che ripeto che permetteranno anche a noi di poter gustare anche la bellezza della musica, e alcuni canti natalizi popolari. Incentrato sullo strumento in assoluto più importante appunto della Chiesa, che è l'organo. E infatti in base all'organo abbiamo strutturato un programma. In una prima parte c'erano appunto, abbiamo eseguito dei brani classici, della tradizione classica, quindi Mozart con il Laudate Dominum, l'Ave Verum sempre di Mozart, il Caro Mio Ben di Giordani, poi ci sono state delle improvvisazioni appunto sull'organo e la pastorale di Corelli. Poi c'è stata appunto una seconda parte in cui abbiamo eseguito dei brani della tradizione natalizia e quindi non potevamo che citare Sant'Alfonso Maria dei Liguori, quindi con il Tu scendi dalle stelle, il Fermarono i cieli e Quando nasce Toninno. Da paganese appunto, quando canto Sant'Alfonso è subito Natale e ogni volta appunto mi ricorda tutti i concerti che ho fatto anche con padre Paolo Saturno, infatti il diffusore ufficiale di Sant'Alfonso, e sì, è sempre una grande emozione intonare queste note.